Allora, beh, scontato dire Holly, che logicamente per lavoro in campo e dedizione sicuramente è uno tra le top dei top player. No, beh, sembra scontato, ma alla fine comunque sono cresciuto un po' con il mito di Cora Smith, secondo centro, diciamo, un mio ruolo un po' naturale. Non avrò, diciamo, di sicuro le stesse qualità, però è il punto fermo perché per anni è stato, diciamo, quello con, diciamo, il fisico non dei giganti, ma quello che riusciva sempre, diciamo, a mettere in difficoltà con la scelta, l'intelligenza, le difese. Olli? Ma io no, dovrei dire Giulio, ma lo dico anche dai Giulio. E poi, no, sicuramente penso che per ogni allenatore di oggi un esempio sia Dan Coles, l'allenatore della Nuova Zelanda, perché è un giocatore completo in tutte le fasi del gioco ed è molto performante in tutte le fasi del gioco, touche, mischia, portatore di pallone, placcatore, ed è un giocatore in cui mi ispiro moltissimo. La mia vittoria è indimenticabile. Non che ce ne siano, La diciamo, finale under 20 contro i tantissime, Crociati, quella che quella abbiamo che. perso. Diciamo che allora, sicuramente metto nel podio la vittoria contro il Sudafrica, che logicamente per come è venuta, per essere, diciamo, una delle prime nel ranking, che insomma è stata anche la prima che abbiamo battuto, diciamo, nell'annata, diciamo, quindi, diciamo, sicuramente è stato un ricordo che resterà indelebile. E diciamo, beh, metterei anche l'ultima di Connacht con le Zebre, per come è venuta, senza i nazionali. Abbiamo messo, diciamo, una grinta che è andata, Quella è stata, diciamo, sì, poi le in terra straniera, circostanze le in circostanze. cui è Connacht, squadra arrivata. ostica, che abbiamo incontrato sempre mille volte, diciamo, nel corso degli anni. No, beh, queste due, dai, metto queste due. Oliviero? Io ti metto una di quando ero in giovanile in under 20, il mio primo anno in under 20 con la Lazio a Viadana, che da sfavoriti siamo riusciti a vincere una partita incredibile, quarti di finale, siamo poi arrivati in finale. E poi ti metto la vittoria contro Noceto, sempre della Lazio in Serie A, che abbiamo fatto la promozione. È un po' legato ai colori, Sì, si sono un po' legato ai vede. colori. E poi anche io la vittoria di Connacht di settimana scorsa, sicuramente perché è vicina, quindi è ancora calda. E poi il derby vinto all'ultima azione qua, quello è indimenticabile Ah, forse, quello è stato bello, è dai. stato Perché è stato bello, bello. al freddo, al gelo, dopo 30 fasi abbiamo vinto all'ultima azione, è stato bello. Partiamo dai difetti, no? Almeno diciamo qualcosa di bello. Il difetto di Oliviero è che è un po' pignolo. Deve un po' mollare, si dice in gergo da noi, è un po' troppo. Però anche uno tra, diciamo, è anche risvolto positivo del fatto che è uno su cui puoi contare, perché è uno sempre disponibile, sempre preciso, pronto al lavoro in campo, e quindi come giocatore e compagno quindi di squadra posso dire che è una cosa che dà anche tanto sollievo e sicurezza, ecco. Di Olli? Giulio è perfetto, non ha difetti, no, scherzo. No, difetti, bah. Difetti hai, Seroche. Porto E un po' sfortuna, poi, porto effettivamente. no, scherzo, difetti, diciamo, non ha grandissimi difetti Giulio. Poi lo dobbiamo chiedere a Mattia, i difetti di Giulio, che li dobbiamo chiedere a Mattia, che è il suo coinquilino, quindi. Mentre i pregi è una persona molto affidabile, secondo me. È con un grande carisma e un grande carattere, è una persona su cui fare affidamento. Dopo gli do 50 euro, ci eravamo messi d'accordo. D'accordo. Nulla. Beh, diciamo sì, forse anche un po' un'arma a doppio taglio, perché sono venuti, diciamo, spesso secondo me da Scherzo. noi, che quest'anno magari non aspettandosi grandi performance. Mi ricordo, penso magari ad Alster, che magari ci ha preso un po' sotto gamba e poi magari invece siamo riusciti a strappare, diciamo, una bella partita, pure perché effettivamente abbiamo fatto un grande salto in avanti, ha detto. No, non ovvio. Io Temo, parlavo secondo me, individualmente, diciamo, era sì. una battuta. Sicuramente quest'anno eravamo partiti come squadra, diciamo, un po' da ricostruire, un po' in difficoltà, e secondo me forse è stata anche questa la nostra forza. E quello che iniziano adesso a temere di noi, magari, è il fatto che ci siamo molto compattati, abbiamo creato un ottimo gruppo, che diciamo è la grande forza di questa squadra. Poi, ovvio, insieme a quello ci sono le qualità tecniche, le qualità tattiche, le qualità strategiche che vengono insieme a quello. La squadra più ostica. Secondo me è sempre uno, che a me Secondo infastidia. È bello da giocarci, però
secondo me, cioè, Leinster è sempre... Secondo me Leinster è la squadra più difficile da affrontare. Una squadra completa che ti mette sempre in difficoltà, da cui puoi aspettare tutto, nel senso sono fisici, sanno giocare a rugby, sanno dare fastidio vicino al punto d'incontro. E sono una squadra più completa. Giocano a largo. Non che le altre non lo siano, No, però... no, per carità, però diciamo hanno quel quid in più, sì. Come almeno diciamo, con noi fa sempre un po'... cioè ancora c'è un gap da colmare, diciamo, con loro effettivamente. Invece un giocatore difficile da affrontare? Un giocatore da affrontare, beh, io da centro ti dico che Bandiaghi, per esempio, no. Oppure se non gioca Leinster, rispetto di tutti, ma ho paura di nessuno. Anzi, è vero, infatti, paura di niente. No, ce ne sono tanti. Comunque, giochiamo a un livello in cui sicuramente ci sono tantissimi giocatori da tenere d'occhio, diciamo, ma individualmente ce ne sono molti che hanno grandissime potenzialità, quindi ogni domenica sicuramente ci sono dei giocatori specifici su cui dobbiamo concentrarci di più rispetto ad altri, ma non paura, diciamo, nessuno. No, per carità, però diciamo sono un po' più mettono in difficoltà, nel senso... sicuramente. Questa è una domanda, quindi diciamo tolte le mazzette non lo so, vabbè, con la speriamo che le ultime prestazioni insomma un po' ci possano aiutare, insomma abbiamo vinto la Connacht, ora cerchiamo di portare, abbiamo perso diciamo di 3 punti, quello è vero, però la partita possiamo comunque portare a casa effettivamente contro Cardiff, faremo del nostro meglio contro Ospreys e vediamo se insomma qualcosa può venire insomma presa in considerazione. Sì, sicuramente, anche se per il mio punto di vista è il lavoro e la prestazione dentro il campo, durante la partita e durante la settimana, durante gli allenamenti, sicuramente sia qui a Parma che a Roma, dobbiamo dare quel qualcosa in più che ci dia la possibilità di entrare dentro i 23.